Benvenuti amici di Spazio Zero, benvenuti amici miei. Oggi pomeriggio il nostro spazio è sempre aperto alle più grandi suggestioni, alle novità. Vi presenterà una nostra amica, un'amica di Catania, Donatella Anna Maffei, la quale è una scultrice ed una cultrice counselor dei fiori di Bach. Una personalità eclettica, interessante, un'anima un po' selvaggia. Benvenuta Donatella, come stai? Bentrovata carissima, bene, grazie per il tuo invito e sono felice di partecipare a questo momento. Bene. Dimmi, domandami pure, selvaggia sì, tanto. Infatti, nella tua pagina spicca questa descrizione, sono un'anima selvaggia, il quale insomma indica un po' il tuo modo di essere. Fra le tue varie interessi e attività, vedo che c'è molto importante quella di scultrice. Ci vuoi un po' descrivere questa tua attività, come è nata e per quale esigenza? Diciamo che nasce da un amore familiare, perché come sai la mia famiglia è una famiglia di artisti, mio padre scriveva per il teatro, i miei fratelli tutti scultori e pittori, quindi diciamo che io sono cresciuta in un ambiente così fervido, così ricco, per cui l'arte per me era pane quotidiano. Devo dire che non mi sono mai concessa di farlo fino ai 20 anni, quando approdai a Modica, quindi dalla pietra nera alla pietra bianca mi sono ritrovata in questo luogo bellissimo, luoghi della Grande Madre, che mi hanno ispirata profondamente. Così iniziò, arrivò a casa un blocco di creta portato dal mio allora marito e dalla prima rotondità nacque una Dea Madre, ecco com'è iniziato, tutto è iniziato così. E poi pian piano l'ispirazione è andata crescendo e mano a mano devo dire che per me la scultura è più una manifestazione di stati interiori che si manifestano all'esterno. Questo è, diciamo, il succo della mia estrinsecazione artistica, è questo che cerco profondamente, poter portare all'esterno ciò che mi cova all'interno, ecco questo. Infatti Donatella, cioè già osservare un po' le tue opere indica che cioè, rende proprio visibile questo magma interiore. E poi tra l'altro trovo molto importante anche l'accento sulla femminilità, che per te penso sia un valore basico, e sulla sensualità, cioè sono elementi che nella tua scultura vengono presentati in maniera molto vivida. Sì, in fondo è acqua e terra, no? La mescolanza di acqua e terra che è proprio femminile, l'argilla è femminile. Ho provato anche altri materiali, però la terra è duttile, no? È terra che si fa plasmare, che si fa toccare. Sì, la sensualità. I miei corpi sono sempre nudi, quasi di sempre, però non è la forma che massimamente mi interessa, Grazia, piuttosto è l'essenza. E il tema della sorellanza, chiaramente mi è caro, il tema del femminino sacro mi è caro da sempre, perché è insito nel femminile, no? Di ricercare verità. E mano a mano con la scultura tutto questo si è svelato a me. L'artista in fondo è un po' un demiurgo, no? Sì. E quindi crea per capire, ecco, per manifestarsi. Infatti, per capire magari innanzitutto se stessi, perché il viaggio è sempre quello interiore. Tu hai parlato di sorellanza, e infatti uno dei tuoi richiami più frequenti per quanto riguarda le tue amiche è quello di sister. Quindi insomma è evidente la tua
il tuo amore per il femminile, il tuo amore, la tua solidarietà per le altre donne. Come estrinseci questo tuo essere, questa tua tendenza? Per me la sorellanza è basilare. Le donne nel tempo hanno perduto questo dono Vero? di donarsi e di aiutarsi vicendevolmente. Siamo state abituate a metterci una contro l'altra per amore di un uomo. E questa è una cosa che mi spiace da sempre, perché se le donne si unissero sarebbero una potenza infinita. Allora per me la sorellanza diventa momento pregnante, momento di incontro dove le donne possano esprimere al meglio la bellezza, la dolcezza, la serenità anche di poter parlare liberamente, di potersi aiutare vicendevolmente. Per me questa è sorellanza. Il maschile, adoro il maschile, ma in una forma chiaramente evoluta. Non posso tollerare un maschile che non coinvolga il femminile nella sua parte più sacra. Ecco, questo è quanto. Certo, cioè, è un discorso sicuramente condivisibile, che tutte noi donne vorremmo insomma estrinsecare tutti i giorni. Vero quanto tu dici sulla divisione che impera tra noi donne, spesso per volere maschile, patriarcale, a cui io immagino sia un dovere ribellarsi, anche con piccole cose. Tu sei anche una cultrice dei fiori di Bach e hai studiato scienze erboristiche. Sappiamo benissimo che l'erboristeria è uno dei campi più femminili, è proprio il campo forse madre del modo di essere femminile. Cosa ci suggerisci? Cosa ci diresti, insomma, di questi tuoi studi da applicare al tempo nostro, al tempo quotidiano? Assolutamente sì, l'erboristeria è madre di tutte le scienze mediche, a mio avviso. Diciamo che il mio studio di scienze erboristiche non è stato ultimato. Abbandonai a sole 7 materie dalla laurea, però scelsi l'amore della mia vita, che sono i fiori di Bach. Per me i fiori sono stati un amore trovato, da giovane, giovanissima, quindi ormai sono quasi 30 anni che faccio il lavoro con i fiori, che lavoro con i fiori di Bach, e fu una scoperta per me. I fiori di Bach sono un lavoro interiore, innanzitutto. Per me sono un viaggio analitico. Chiaro che si possono utilizzare per vari stati, diciamo, acuti, però è vero che un percorso con i fiori è un percorso di consapevolizzazione. Il dottor Bach l'ho scoperto per caso in un momento molto difficile della mia vita. E utilizzai i fiori proprio per uscirne, tuttora per me sono un grande aiuto, per me e per coloro che si rivolgono a me. Io sono una delle poche rappresentanti in Sicilia del Bach Center come specializzazione, e il Bach Center ha voluto proprio che questa figura riportasse proprio il metodo alla semplicità originaria. Quindi questo per me, i fiori sono per me un aiuto per me, per gli altri, per i bambini, per gli animali, per le piante. I fiori non sono un placebo e agiscono su tutti questi personaggi, su tutti questi elementi. Quindi, in fondo, attraverso i fiori curiamo l'anima e attraverso l'arte si cura l'anima. Sono due cose che mi sono molto affini, mi sono vicinissime. E questo è stato un po' il percorso. Poi naturopatia, sicuramente anche la spaggeria alchemica, che mi interessa moltissimo, è un campo su cui ho spaziato parecchio e ho fatto molta ricerca, molto studio. Ho amato molto essere da ambedue le parti, da utilizzare i due emisferi cerebrali, il razionale e il creativo, per poterli poi farli sposare in questo matrimonio alchemico finale, no? Questo è Meraviglioso, stato il meraviglioso. cammino. Le tue parole, carissima Donatella, sono molto suggestive ed aprono dei mondi a cui realmente, insomma, si dovrebbe accedere con molta più facilità.
Tu sei anche counselor dei Fiori di Bach. Volevo sapere se hai un luogo, un'accademia, qualcosa in cui eserciti la tua attività. Beh, io al momento ricevo presso varie erboristerie catanesi, una a Florantea, in via Sant'Eluvio, un'altra a Catania, ai Portali. Diciamo che mi appoggio su varie erboristerie. Ciò che faccio però fondamentalmente è anche di creare dei corsi di formazione, perché sono anche un insegnante dei fiori, un BFRP, che sarebbe un Bach Foundation Registered Practitioner. È un insegnante. Fondamentalmente, quando qualcuno si rivolge a te, anche solo per il semplice colloquio, imparerà da te i fiori. Diciamo che non è un mestiere che ti fa arricchire, ecco, questo sicuramente no, però ti arricchisce ad altri livelli, perché si diventa insegnanti di percorso delle persone che si rivolgono a te, sia di coloro che fanno i corsi, chiaramente di formazione, e sia di coloro che vengono semplicemente per il colloquio. Diventa un momento di scambio, dove la persona viene accompagnata per mano ad utilizzare da sola i 38 fiori di Bach in maniera autonoma. Ecco, questo è un BFRP. Ottimo, una descrizione che veramente trovo invogliante e quindi chiunque voglia approfondire questo discorso potrebbe tranquillamente cercarti anche sui social Donatella Anna Maffei. Qui vediamo qualche tua opera, qualche tua foto effettivamente splendida. Con cui insomma approfondire queste tue parole molto belle, molto sagge. Io qui vedo un'opera, eccola qui, dove c'è una donna in ginocchio. Tu mi hai detto che quest'opera si chiama L'attesa. Me ne vuoi parlare, Donatella? Questa, Sì, certamente, certamente, questa è la mia penultima creazione, ed è stato un momento, a dire il vero non è una donna seduta ma un angelo, non si vedono bene le ali dietro, però è un angelo in attesa, è un po' la donna angelicata, no? Che attende questo maschile, questa fusione, questo momento d'amore, no? E quindi è lì un po' accoccolata in attesa e sta aspettando che si manifesti. Tant'è che subito dopo, l'ultima, che forse si vede, è proprio una coppia in una fusione alchemica con lui, chiaramente, che non ha le ali, ma che deve metterle. Si dovrebbe chiamare natura E lei che lo duale. abbraccia. Si chiama natura duale questa ultima? No, no, è ancora in fase di cottura, no? È ancora grigia. Sì, la vediamo, la vediamo. Ci sono due esseri quasi uniti, una con le ali, la donna, e l'altro senza. Esatto, Sì. esatto. E come si chiama Quella è quest'opera? una coppia alchemica. Ho proprio voluto, era una sorta di augurio a me stessa, no? Di attesa di questo matrimonio, che poi alla fine è arrivato. Carissima Donatella, vedo delle foto, tra l'altro, in cui tu sei in una terra brulla, circondata quasi da un vulcano, una terra molto bella. Mi descrivi questa foto? Tu hai i capelli davanti, sembri questa splendida creatura selvaggia di cui parliamo. Dov'eri in questa foto? Oh, quello era un momento particolarissimo. Sono ai crateri silvestri sull'Etna. Per me la natura e il bosco sono stati una sorta di cammino costante. Il bosco, l'Etna e tutto quello che è selvatico, per me ha avuto un momento veramente pregnante nella mia esistenza, la ricerca comunque nel silenzio. Quindi per me la selvaticità è innanzitutto stare vicino a quello che sono gli elementi naturali, acqua, aria, fuoco e terra, i quattro elementi, no? E se vogliamo, questa cosa si ripete nell'arte, Grazia, quando tu informi nella
nella scultura, quando tu Sì. informi chiaramente una scultura, la inforni e poi avrai i quattro elementi che si manifestano: l'aria che evapora, l'acqua che si dissecca, la terra che resta, il fuoco che brucia tutto questo. Quindi diciamo che è come un metamodello alchemico, se vogliamo, di trasformazione. Quindi in fondo bosco e arte si fondono nella stessa cosa. Terra e arte più che altro, terra, il contatto col selvatico, con quello che è veramente il contatto con la nostra madre terra che abbiamo perduto da troppo tempo e che ci fa tanto male. È vero, Donatella, mentre tu parli, cioè, le tue parole veramente aprono dei mondi. Ed è bello anche pensare che da queste tue opere d'arte esca e si stabilizzi anche un'anima, un'anima bellissima e silvestre. Bello anche l'ultima foto che vediamo è tu hai. Meravigliosa, grazia sempre, sorella potente, nelle parole Guarda, penso che siamo molto accomunate in questo momento. Vedo anche una bellissima foto che mi crea un po' di curiosità perché hai un cappello splendido e un sorriso che è veramente angelico. E quindi, insomma, volevo che tu mi raccontassi dov'eri in questo momento felice e che magari ci salutassimo così per rivederci, spero molto presto, perché io sarò a Milano il 21 settembre e mi piacerebbe molto vederti. Comunque, spiegami un attimo di questa foto. Mi senti, Doni? Donatella, mi senti? Anch'io non ti sento molto bene. Mi senti? Sì, ti sento un po' male. Purtroppo non so cosa accada. Ok, carissima Domi, ci salutiamo qui, è stato un bellissimo discorso, siamo stati molto bene insieme. Voglio salutarti con un grande abbraccio e spero di vederti presto. Tu abiti tra le tue terre, in quel di Catania, sei una creatura etnea e quindi spero di vederti molto presto. Un grande, grande abbraccio, a presto.